Siamo riusciti a creare un sinergismo pubblico-privato molto interessante. Da una parte il consorzio Discovery e il consorzio di tutela del Brindisi Squinzano, che è la novità più importante che abbiamo quest'anno, hanno unito le loro forze insieme al Comune di Brindisi e alla Regione Puglia per andare a creare un evento di qualità che guardi alla cultura del buon bere, ma anche all'attrattività turistica di un territorio che merita di essere visitato. Lo si fa attraverso la valorizzazione dell'identità di questo territorio, quindi il vino in primis e l'agricoltura. Non dimentichiamoci che Brindisi ha una storia millenaria da questo punto di vista, ma anche il legame al mare e quindi alla cultura del mare e al suo entroterra. Riteniamo che questo possa essere uno degli eventi che nel futuro possa raccontare la nostra storia e il nostro territorio in maniera diversa. Un punto di eccellenza, un arricchimento del panorama culturale che diamo agli utenti e ai cittadini innanzitutto, ma anche ai turisti. È un'iniziativa che vede peraltro assieme quest'anno tutte le eccellenze della materia e quindi sicuramente tutto questo già è la via naturale per un grande evento. Ecco perché abbiamo investito anche delle risorse, perché riteniamo che sia tra i pochi eventi che esaltano la specificità del territorio, quindi che benvengano eventi di questo tipo. Siamo assolutamente accanto a chi ha organizzato con entusiasmo e professionalità questo evento. Questa è stata un'esperienza che si ripete, ma è stata già sperimentata negli anni passati, ossia parlare di vino ma anche degustare i prodotti tipici enoici nel nostro territorio rappresenta una grande occasione anche di richiamo dal punto di vista sia turistico ma anche di interesse da parte dei cittadini di Brindisi verso uno dei settori produttivi più importanti della nostra città. Quindi Vinibus Terre, organizzato e che vede peraltro nell'organizzazione anche la partecipazione del consorzio dei Vinidoc Brindisi Squinzano, non può che riaffermare questo concetto, cioè la volontà di poter raccontare e affermare che anche il mondo enologico, il mondo vitivinicolo può sicuramente recitare un ruolo importante nel processo produttivo del nostro territorio. Ci stiamo confermando una città che è molto ben predisposta agli eventi estivi ad attrarre un turismo sia locale che extracittadino da questi eventi che riguardano il vino a eventi che riguardano il mare, a eventi che riguardano la cultura, un po' di tutto. Quindi una Brindisi turistica dal vero punto di vista appunto di marketing territoriale, di promozione del territorio.